Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo qualcosa di molto diverso dal solito. Ho pensato a un nuovo format perché ho visto che i video haul di vestiti vi piacciono veramente tantissimo e piacciono tantissimo anche a me. Ho pensato di fare una specie di challenge. Cosa compro con 150 euro da Bershka, da Zara, da Primark? E oggi cominceremo con Bershka. Anche se l'avevate già capito dal titolo, ma fa niente. In teoria la mia prima idea era quella di fare una challenge con 100 euro, solo che poi ci ho riflettuto e ho pensato sì, ok, ma tipo con 100 euro da Zara ci compri due cose, quindi come faccio a farci un video? Questa challenge serve sia per capire come spendere i vostri soldi, quindi ho 150 euro disponibili, dove vado, qual è il negozio che mi ispira di più, dove posso trovare più cose o magari posso trovarne meno ma più di qualità, e soprattutto vediamo anche la qualità e la vestibilità, quindi non solo quante cose riusciamo a comprare ma anche effettivamente quanto sono belle. Spero tantissimo che questa idea vi piaccia. Io volevo uscire un po' dalla mia comfort zone, provare a fare qualcosa di un po' diverso. Fatemi già sapere quale sarà il prossimo brand che volete vedere nel prossimo video. Direi che possiamo cominciare. Non ho ancora sfruttato benissimo l'idea di questi video, quindi non so se questa sarà la location definitiva. Avevo pensato di partire con qualcosa di molto basic, quindi canotta nera, leggings neri, maglioncino perché mi sto congelando. Ho fatto l'ordine online, venerdì è arrivato lunedì mattina, quindi spedizione velocissima. Io sono alta 1,70 all'incirca, il peso non lo so sinceramente. Ho preso di tutto quanto una taglia S. Spero tanto che queste cose mi stiano. Comunque io lascerò le etichette attaccate, così in caso magari domani corro a fare il cambio della taglia. Prima di tutto abbiamo un top taglia S 19,99. Vi metterò tutti i link qui sotto in ordine. È stato il primo che ho visto sul sito che mi piaceva, lo provo. Ok, abbiamo qui il numero 1, decisamente abbastanza pesantuccio, quindi da questo lato sinceramente non sento freddo, ma da questa parte mi sto letteralmente ibernando. Noto subito che c'è una macchia, non capisco perché, spero che lavandolo possa andare via. È abbastanza elasticizzato, secondo me in generale è molto carino, ovviamente non con il leggings, è leggermente crop, infilata sicuramente nel pantalone vita alta è ancora più carina. Il colore mi piace veramente tantissimo, voglio fare una prova. Molto meglio, sbaglio? Vedete che comunque davanti è leggermente più corto, io adesso appunto sui leggings, quindi non sono la cosa più flattering del mondo, cioè non sono una cosa che risalta particolarmente, anzi mi sento un po' a disagio, però adesso vado a provare sotto un'altra cosa che ho preso sempre dal sito. Ho preso questa gonna qui vita alta, il prezzo è 15,99 e mi ispirava tantissimo, quindi secondo me con questo potrebbe starci anche molto bene. Proviamo. Ok, la gonna è letteralmente meravigliosa, mi piace tantissimo, cioè questo è un look, cioè questo è un mood. Questa gonna già mi vedo utilizzarla tantissimo, è vita alta, tenete presente che io l'ombelico qui, come tessuto è molto leggero, però secondo me, io ho visto questo tips, questo trick da una ragazza americana che usa delle calze Conant nude sotto e delle calze nere velate sopra, così resta al caldo e non si vede. Comunque secondo me questo tanta roba. Il top mi piace molto, ma dalla fotocamera, cioè dallo schermo, non mi piace così tanto come mi piace dallo specchio, però vabbè, lo so, è così, cioè da quello schermo lì sembra sempre tutto molto strano, però vabbè. Ok, prossimo, per 12,99 abbiamo questo top marrone molto particolare, sempre con la spalla fuori ma con il braccio coperto, quindi vado a indossarlo e vediamo subito, anche se con il nero però proviamolo. Questo qui è il secondo top da indossato. Sono sincera, la forma mi ispirava tantissimo, ma vedendolo indossato mi sembra un po' strano, cioè non so, mi sembra quasi rotto. Non lo so, non mi convince troppo, quindi questo penso che lo cambierò con qualcos'altro. Il colore è anche abbastanza bello, però non so, non mi convince tanto la forma. Questa qui è la lunghezza, come vi dicevo, qui c'è il mio ombelico. Non so, non sono convinta sinceramente. Mi sembra molto strana questa forma. Forse non ci sono abituata, ma non credo che sia adatta ai miei gusti. Quindi mi sa che questo lo cambierò. Allora, rimaniamo un attimo così.
avevo assolutamente bisogno di una giacca in fintapelle, perché quella che avevo io l'anno scorso si è letteralmente distrutta in mille pezzi, tanto che ce l'ho usata talmente tanto che non so dove mi ha detto: senti, vai e sostituiscimi perché qua non c'è più niente, non ho più niente da darti. Quindi ho visto questa giacca qui sul sito, il prezzo è di 29,99, ho preso sempre una taglia S. Io le giacche in pelle le uso veramente tantissimo durante l'autunno. Questo qui è il modello, ma è piccolissima. Allora, la spalla è troppo piccola, ma faccio veramente fatica a muovermi. Non capisco perché è una S, quindi cioè io ho tutto taglia S, letteralmente di qualsiasi cosa, giubbotti, magliette, canottiere, felpe, tutto taglia S, ma questo è stretto di spalle, infatti vedete che non riesco, vedete che non riesco ad allungare le braccia. Quindi questa proverò a vedere se sostituirla con una M, anche questa è tagliata, quindi qui c'è il mio ombelico e arriva proprio leggermente, cioè ci arriva proprio sopra. Vi dico che anche il modello non mi piace tantissimo, non so, forse preferisco qualcosa di un filo più lungo e non con questo taglio qua asimmetrico, magari qualcosa di più centrale, quindi penso che questa qui, anche questa la cambierò. Poi abbiamo un vestitino basic, perché avevo assolutamente bisogno, ne avevo uno molto simile a questo, ma ha fatto tutti i pallini, ce l'ha da tanti anni e poverino anche lui non ce la faceva più, quindi ho pensato di sostituirlo con appunto un vestito nero basic. Ci sono altri vestiti molto carini, quindi io aspetterei a chiudere questo video. Comunque, vestito basic nero, vado a provarlo. Ok, questo è letteralmente perfetto, è esattamente quello che stavo cercando, vestitino nero basic, non troppo scollato, abbastanza elasticizzato, da usare con tantissime cose diverse. Letteralmente questo lo usate con i cardigan, ci potete mettere un cardigan sopra con una cintura che chiude per fare l'outfit completo, potete metterlo sotto a una giacca, potete metterlo sotto al cappotto. Vi faccio un esempio veloce, scusatemi, cioè della serie ciao sono Giulia ma non ho tempo di parlare con te perché sto lavorando al mio business. Questo vestito qui a me piace tantissimo indossarlo con le collant, quelle un po' più particolari, tipo quelle con i rombi e con i pois, quella fantasia, ce la posso fare. Stivaletto, o stivaletto basso o stivale alto anche, cioè ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? È meraviglioso. Poi mi piace tantissimo perché fascia molto molto bene, pur essendo comunque elasticizzato, cioè non mi stringe niente, ma mi sembra che risalti veramente tutto. Non è troppo leggero ma non è neanche pesante. Questo sarà il primo che indosserò, lo so già. Il prossimo io l'ho visto la prima volta da Deborah Fulli nelle sue storie, se non mi sbaglio, e è questo vestito barra camicione stupendo che si stringe in vita, è bellissimo. Lei l'ha preso, credo di un Borgogna se non mi ricordo male, che c'è anche sul sito, ma quando l'ho visto beige ho pensato ok, beige, assolutamente, vado a provarlo. Il prezzo di questo qui era 35,99. wow, oh mio Dio, è carinissimo. Allora, non ho ancora allacciato qui perché voglio farvi vedere le alternative. Wow, è veramente molto bello. Allora, scollo V, quindi secondo me un po' freddino. Dietro è aperto, spero di riuscire a farvi vedere che qui è aperto e c'è qui una cerniera per allacciarlo, che però funziona abbastanza bene, si è tirata su facilmente. Comunque non ho ancora allacciato le maniche perché volevo provare a vedere con la manica piegata, anche se non credo che sia una buona idea, ma però non è una grande idea. Ho dovuto slacciarlo perché le mani non ci passano e ora io voglio vedere se riesco ad allacciarlo. Ecco, questi sono i casi in cui vorrei un assistente, cioè io vorrei un assistente per aiutarmi ad allacciare i bottoni delle camicie. Comunque veramente molto molto carina. È anche super particolare, quindi qualcosa di decisamente diverso dal solito, dalle cose che ho. Anche questo si vale alto, tanta roba. Ho lasciato quello che secondo me sarà il più bello per ultimo. Abbiamo questo meraviglioso vestito che appena l'ho visto sul sito ho pensato ok, mio. Primo il colore, wow, secondo il modello, meraviglioso. Vediamo com'è indossato, il prezzo è 19,99. Speriamo bene perché ho grandi aspettative su questo qui, eh. Oh mio Dio. Wow. Wow. Amo il colore alla follia. Mi piace tantissimo il modello. È abbastanza trasparente. È molto particolare, però è davvero molto bello. Di nuovo abbastanza aderente.
non è troppo corto, non è troppo lungo. Stupendo. Ok, sono indecisa sul mio preferito adesso. Mi piace tantissimo questo, il vestitino nero, la gonna tubino, sono i miei top 3. E anche questo, o con gli anfibi magari alti fino a qui, o con gli stivali quelli alti fino a qui. Cioè, questo sta bene con tutto. È fatto a strati, quindi è un po' strano quando lo indossate, però secondo me è molto bello. E poi di nuovo non fascia, nel senso non è stretto, anzi. Per il totale di tutti questi vestiti ho speso 146,93 euro. Come vi dicevo, l'obiettivo è avere il budget a 150 e non superarlo neanche di un centesimo. Cioè, l'ho pensata proprio meglio spendere qualcosa in meno che spendere di più. Sicuramente dovrò cambiare il giubbottino di pelle perché la taglia non va bene, e penso che il top, quello marroncino, lo cambierò con qualcos'altro perché non mi convince più di tanto. Però sono molto soddisfatta perché con questi soldi ho preso 7 capi, quindi secondo me molto bene. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, davvero ci spero tanto perché mi sembrava un'idea carina, però ovviamente mi fate sapere voi se vi piace o se non vi piace. E mi raccomando, fatemi sapere quale brand dobbiamo provare la prossima volta, così io faccio l'ordine per il prossimo video. Fatemi sapere anche qual è il capo di abbigliamento che vi è piaciuto di più e spero tanto di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!